Domani mattina, buongiorno Regione, dalle 7.30 manderemo in onda una lunga intervista a Lidia Menapace, partigiana, femminista e prima donna a entrare nella giunta provinciale di Bolzano, che proprio ieri ha festeggiato i 95 anni. L'ultima edizione del telegiornale regionale andrà in onda, come di consueto, 10 minuti dopo la mezzanotte, ma continuate a seguirci sul nostro sito. Buona serata. E noi cambiamo argomento, si intitola Che fare, punto, l'ultimo libro di Lidia Menapace, voce storica del pacifismo e del femminismo italiano. Il volume è stato presentato a Bolzano in occasione del compleanno dell'autrice. Sentiamo Luigi Grella. Le primavere dell'ex staffetta partigiana piemontese sono 95, le ultime 67 trascorse in Alto Adige. Anche per questo Lidia Menapace non poteva che presentare a Bolzano il suo libro di riflessioni sulla deriva, a suo giudizio preoccupante, della società contemporanea. In questo momento ho paura. E questo sentimento mi deriva dal fatto che gli affari del mondo sono in mano di persone delle quali non ci si può fidare. Tra i potenti del mondo il più inviso è il presidente degli Stati Uniti, ma anche gli altri non le ispirano fiducia. Se andiamo a cercare altri, qualche ex socialista oppure anche Macron, troviamo che sono persone di modesta qualità che non riescono a imporsi. E quindi un mondo come questo, pieno di bombe atomiche, pieno di incidenti possibili, fa paura. Naturalmente l'ex senatrice di Rifondazione Comunista non fa sconti ai politici di casa nostra. Prima gli italiani è un'idea, prima gli italiani è uno slogan. E poi prima in che cosa? In statura, nel colore della pelle, nel livello culturale. Cosa vuol dire prima gli italiani? Tra le preoccupazioni della prima donna eletta nel Consiglio provinciale altoatesino, era il 1964, anche gli attacchi alla legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza. La legge 194 è una buona legge, perché è una legge che riconosce a certe condizioni la facoltà di abortire, non la libertà, non è una libertà abortire, è una facoltà che a certe condizioni si può usare. Sempre controcorrente, dalla DC al nucleo fondatore del manifesto, Menapace è una femminista contraria alle quote rosa, o almeno come sono concepite in Italia. Nell'ordinamento elettorale norvegese c'è una norma che si chiama norma di non sopraffazione di genere, che dice che una lista non vale se un genere è presentato per meno del 40% e l'altro per più del 60%, in modo che ci sia una specie di equilibrio. Questa legge è così buona che i norvegesi sono i maschi che chiedono di applicarla, perché altrimenti rimangono in minoranza loro. Dopo l'analisi del libro Che fare, punto, forse con un pizzico di nostalgia per il 68 e per la fantasia del potere, Lidia Menapace indica la rotta. La via alcolica al socialismo. Così si arriva al socialismo almeno con un buon bicchiere di vino.